casa. Sembrava la fine del tutti mondo. Tutti noi lavoriamo alla questura di Roma e in particolare ci occupiamo di sicurezza e di legalità. Ci vuole abilità, già. Riusciremo a migliorare la percezione di sicurezza. Avremo più sicurezza e quindi forse anche noi riusciremo a lavorare un po' meno e forse anche un po' meglio. Per farlo abbiamo bisogno che voi ci diate una mano. E ce la diate imparando a rispettare da subito quelle regole fondamentali che poi riguardano il vostro benessere sia fisico che psichico. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Voi vi dovete prendere le responsabilità al momento. La vita che va e non va, al diavolo non si vede. Viviamo in un paese dove abbiamo fatto anche fortuna con la cultura della cucina. Cioè, viviamo in un paese dove il buon mangiare, il buon bere, specialmente sono valori che noi abbiamo che non possiamo dimenticare. Quindi non è che possiamo dire no, non si beve, non si beve mai, non si deve bere assolutamente. Anzi, iniziamo a bere da giovani, iniziamo ad apprezzare il vino o la birra. Io sono ancora qua. Non è detto che nel momento in cui si beve si debba fare poi dopo qualcos'altro che invece prevede un'attenzione maggiore. Tutto qua. Cioè non è che non si deve bere o non si deve guidare. Non si devono fare le due cose insieme. Io stamattina venendo qui ho rischiato la vita credo una decina di volte con la moto come ogni giorno succede per Roma. Ma semplicemente perché c'erano almeno una decina di persone che guidavano mandando messaggi dal telefono, la macchina che va così. Come ti chiami? Mi chiamo Mattia. Mattia. Boh, non so, cioè comunque se il problema è il rapporto tra la guida e l'alcol, chiederei prima di tutto se guidi. No, non guido, vorrei ma non posso. E allora? Quanti anni hai? 14, però niente, quindi vabbè. E quindi dite che a quel punto si è attaccata la bottiglia, hai deciso? Sì, ho volato via dall'alcol. Tommaso, te che hai questi capelli blu così? Perché deve essere una costa. No, sono bellissimi invece. Un fattore secondario. Ma... sono belli, mi piacciono. Mi piacciono sia perché sono capelli sia perché sono blu. Quanti anni hai? 18. 18, quindi tu guidi. Sì, però non c'ho ancora la vedetta. Ma credo, sentirei gli occhiali in tale. Allora, tu quanti anni hai? 18, quasi. E guidi? Quasi 18, no. Ma qual è la voglia di bere tanto? È per il piacere poi di quello che si fa oppure per dimenticare qualcosa? Io non bevo sempre, quindi bevo così, in compagnia, no, non bevo. È proprio il sapore buono, non è per sballa, alla fine non ci capisci niente, risvegli solo col mal di testa. Quindi ti piace bere per sentire quello che bevi? Cioè, ti piace bere o non ti piace ubriacarti? No, perché alla fine c'è il mal di testa, poi ti svegli tutto, vomiti, fa un po' schifo. Adesso io lo voglio chiedere, questo a una ragazza, perché io ho un figlio dell'età vostra e ogni tanto io chiedo, ma secondo te fa più figo? Io perché non mi rendo conto, questo voglio capire, per le ragazze se è più... No, quello è molto la vita alla fine. No, perché rischia la vita alla fine. Se fai l'incidente. Muori, quindi è molto semplice perché guarda, noi ci possiamo vedere domani, però se stasera vai a casa ubriaco così per incidente e muori, domani non ci possiamo. Cioè non c'è bisogno di esagerare, se vuole bere quello che basta. E alla fine ti diverti lo stesso, se stai in compagnia con persone che ti diverti, anche se bevi o non bevi è uguale. E se bevi fai un danno solo a te stesso. Beh, buono, se bevi fai un danno solo a te stesso, se bevi tanto rischi di farlo pure a qualcun altro. Aspetta, attenzione che qua c'è qualcosa di serio, meno alcol. Che tempo per io sono ancora. Meno alcol, che tempo per dire. Buono. Bevi con moderazione, non farla diventare un'ossessione. Allora queste poi dovranno tutte quante, questi sono i pareri dei ragazzi che abbiamo visto, hanno molta più testa di quello che pensiamo.
non è vuota per niente, inutile riempirla l'acqua, questo noi siamo detto, non le case la vogliamo riempire, se la svuotassero poi a casa senza svuotarla in macchina, ma queste sono cose che già ci siamo detto di tutti. Ma i ragazzi pensano e pensano pure bene. Tu sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già. Riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù. Più su, più giù. Più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido, cosa succederà. Col cuore che batte più forte, la lotta da passare, al diavolo non si vende, io sono ancora qua.